In Pianeta Salute TG, leucemia linfatica cronica, un nuovo inizio. Prevenzione cardiovascolare, la seconda giornata italiana. Involontaria off, l'esame, quando il cinema incontra il volontariato. Torna Asma Zero Week, prenota il numero verde e la visita specialistica. Si è tenuto a Roma il convegno dal titolo Faccia a faccia con la leucemia linfatica cronica, un nuovo inizio. Riscrivere la storia dei pazienti con LLC è oggi possibile. Durante il quale, alla presenza dell'onorevole Angela Janaro, AVVI ha fatto il punto su patologie e su cambio di prospettiva per chi ne è affetto, perché oggi, con l'introduzione di un trattamento a durata fissa, è possibile parlare di remissione della malattia, recuperando anche una buona qualità della vita. Infatti i dati dello studio Murano evidenziano come un paziente su due risulti libero da progressione della patologia fino a 3 anni dopo aver terminato il trattamento. La leucemia linfatica cronica è una patologia che colpisce i globuli bianchi, che sono cellule del nostro sangue che sono, diciamo così, deputate a controllare quelle che sono le normali infezioni. Quello che succede nella leucemia linfatica cronica è che queste cellule in qualche modo impazziscono o hanno dei segnali che le fanno crescere indipendentemente dalla loro funzione. E questo comporta come conseguenza un accumulo di queste cellule nel sangue. Nel nostro emocromo, che conta i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine, vedremo nei nostri malati che questo numero di globuli bianchi cresce in maniera considerevole e purtroppo non solo questo, i linfociti, cioè questi globuli bianchi, si accumulano anche in alcuni tessuti che sono i nostri linfonodi, che sono quelle ghiandole che noi possiamo apprezzare sul nostro collo, sulla nostra cute e anche, ahimè, in profondità nel nostro addome. In ultimo anche a livello della milza. Tutto questo crea dei problemi che possono essere naturalmente di varia natura, ma che devono essere a un certo punto della storia della malattia curati con delle terapie che fortunatamente abbiamo sempre più efficaci. Facciamo un piccolo passo indietro, professore. Lei ha parlato di emocromo. Cosa può portare un paziente che sente dei sintomi a rivolgersi a uno specialista e quindi a presentare il proprio emocromo? Quali sono i segnali a cui fare attenzione? Allora, diciamo che nella leucemia linfatica cronica siamo in una situazione un pochino particolare, perché spesso la malattia è totalmente asintomatica e i pazienti scoprono di avere questa malattia perché per motivi rutinari eseguono un emocromo. Alcune volte invece il paziente si accorge di alcuni sintomi che possono essere un po' specifici, come una sensazione di debolezza che noi chiamiamo astenia, oppure delle febbri di una origine non ben definita. E in ultimo il paziente può accorgersi di questo tipo di problemi perché percepisce sulla superficie del suo corpo l'ingrandimento dei linfonodi, che sono quelli che poi possono essere popolati da questi linfociti anomali. Quindi in definitiva è una malattia un po' subdola, noi la chiamiamo una malattia indolente, non particolarmente sintomatica, per cui è necessario in qualche misura cercare anche di intervenire in maniera preventiva, magari facendo qualche controllo in aggiunta, senza esagerare. Passiamo adesso a parlare di terapie. Qual è lo stato attuale dell'arte e oggi questo nuovo inizio di cui parla questo convegno a che si riferisce? Sì, siamo di fronte a una cosa che noi chiamiamo rivoluzione, ma sicuramente lo è. La leucemia linfatica cronica è una patologia che negli ultimi anni ha spostato la sua attenzione sulle terapie mirate. Terapie mirate significa terapie che vanno su un bersaglio della cellula. Noi cerchiamo dentro le cellule malate delle vulnerabilità contro cui noi dobbiamo spenderci e utilizzare i farmaci. Oggi siamo di fronte a una rivoluzione che ci consente di utilizzare farmaci a bersaglio molecolare, cioè che riconoscono la cellula malata e risparmiano le cellule non malate. Stiamo spostando sempre di più la nostra attenzione quindi da quella che era la chemoimmunoterapia, che ormai è una terapia che piano piano stiamo abbandonando, verso le terapie target, le terapie intelligenti che saranno poi sempre di più cucite intorno al malato per consentirgli una grande efficacia e il più possibile minimo livello di tossicità. Professore, quindi da ultimo, questa rivoluzione di terapie target, che impatto ha poi sul paziente?
Ha un grossissimo impatto. I pazienti che assumono questi nuovi farmaci sicuramente beneficiano di quello che è un basso regime di tossicità. E questo basso regime di tossicità premia in maniera importante in una malattia in cui per età abbiamo pazienti con numerose comorbidità. E quindi noi dobbiamo pensare ad una cosa molto importante. Il nostro faro si chiama qualità della vita. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri malati siano in qualche modo trattati per la malattia, ma mantengano le loro normali capacità quotidiane. La terapia target ha questo e anche altri importanti obiettivi che sta sempre di più raggiungendo. Ingegnere, prescrivere la storia dei pazienti con leucemia linfatica cronica oggi è possibile grazie all'impegno e alla ricerca di AbbVie. Sì, esatto. La leucemia linfatica cronica è una delle patologie in ematologia che fortunatamente negli ultimi anni hanno visto arrivare terapie che consentono ai pazienti una migliore qualità di vita e anche una non progressione o una remissione in alcuni casi della malattia. Recentemente siamo stati in grado di sviluppare una terapia a durata fissa, quindi il paziente, oltre a beneficiare di questo rallentamento, stop della malattia o addirittura remissione, può arrivare anche a dimenticarsi quasi della patologia perché non deve più prendere trattamenti. Quindi un passo avanti anche per il paziente che può in qualche modo quasi dimenticare, la sua patologia. In parallelo c'è un beneficio anche economico, perché essendo una durata fissa, il Sistema Sanitario Nazionale sa quanto deve spendere e spende normalmente molto meno di quello che possono essere i costi di altre terapie. E quindi questo può facilitare l'accesso a più pazienti, perché oggi noi siamo in un contesto di risorse scarse in generale e nella sanità in particolare, e quindi ogni innovazione che oltre a benefici ai pazienti può portare anche a una riduzione di costi è sicuramente un passo avanti verso l'impatto significativo che vogliamo portare nella vita delle persone. Onorevole, lei è un legislatore che però ha un background da ricercatrice. Come vede da politica e da ricercatrice questa innovazione presentata oggi? In questo caso secondo me è impossibile scindere i due aspetti, perché sia da politica che da ricercatrice è innegabile l'enorme progresso in termini scientifici di qualità della vita, di recupero delle risorse, e non voglio soffermarmi soltanto alle risorse economiche perché è scontato per un politico poi guardare anche a questo, ma anche in termini, come ho detto prima, di affettività, no? Ci sono vite recuperate, completamente recuperate, e questo fino a 10 anni fa era assolutamente impensabile. Se poi vogliamo anche soffermarci sugli aspetti economici e quindi sulla necessità di investire in termini di ricerca e di salute, è innegabile che questi nuovi farmaci rappresentino una rivoluzione non solo in termini, come dicevamo, di risposta terapeutica, ma anche il recupero della qualità della vita e quindi capacità di rientrare in pieno nel tessuto socio-economico. Il 13 maggio si è celebrata la seconda giornata italiana per la prevenzione cardiovascolare, promossa dalla SIPREC e onorata dalla medaglia del Presidente della Repubblica. A testimoniare l'importanza di questo momento di sensibilizzazione su quanto si può fare come persone, come sistema salute e come istituzioni per prevenire le malattie cardiovascolari, che restano la prima causa di decesso e una delle prime cause di ospedalizzazione nel nostro paese. La conferenza La salute che ci sta a cuore ha aperto la giornata per la prevenzione cardiovascolare su iniziativa della senatrice Paola Binetti. La prima azione importante da intraprendere è recuperare il gap che si è creato con motivo della pandemia. Tutti gli screening sono stati rimandati. Le abitudini, gli stili di vita degli italiani sono peggiorati su due obiettivi: stile di alimentazione e stile motorio. Gli italiani mangiano, non so se di più, sicuramente mangiano meno attentamente e certamente fanno meno sport. Anche il lockdown è stato una sorta di giustificazione e alla pigrizia.
Dobbiamo riuscire a rilanciare anche la possibilità di recuperare le liste di attesa dei pazienti, sia le liste di attesa, diciamo, di prima diagnosi, sia le liste di attesa dei follow-up, dei controlli per rivedere le terapie, eccetera. Sono apparentemente azioni semplici, accessibili, che non possono essere più rimandate. Certamente poi c'è tutto l'importante piano della ricerca scientifica, dell'aggiornamento del parco tecnologico, per cui gli strumenti che si usano siano in grado di fornire diagnosi più precise, più attente, e quindi anche meglio corrispondente alla terapia da dare ai pazienti. E poi c'è tutto il piano della riabilitazione, perché è fondamentale per il paziente oncologico, per il paziente cardiovascolare, una riabilitazione di buona qualità. Sono tutte azioni possibili, accessibili, che richiedono in primo luogo grande buona volontà, competenza organizzativa e ovviamente risorse di natura economica. In questa occasione la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare ha presentato il documento SIPREC 2022 dal titolo Obesità da amplificatore di rischio a malattia cronica, uno scientific paper attualissimo in cui viene delineata l'epidemiologia dell'obesità e si analizzano le conseguenze che può comportare in molteplici ambiti. Allora, le malattie cardiovascolari sono malattie che occupano il primo posto purtroppo per la mortalità e per la morbidità, però sono prevenibili. Questo è un grande vantaggio rispetto a molte altre malattie e quindi occorre riprendere un percorso virtuoso nell'ambito della prevenzione cardiovascolare che si è un po' smarrito durante il periodo del Covid, che inevitabilmente l'attenzione dei pazienti e anche l'occupazione degli ospedali, l'impegno dei medici sul territorio è stato diverso. Quindi sono un po' peggiorati gli stili di vita, ci sono stati meno controlli preventivi e noi riteniamo che questo debba essere ripreso. In particolare poi oggi ci soffermeremo su un fattore di rischio sempre un po' tenuto come una cenerentola, che è l'obesità, che invece è un fattore di rischio non solo, ma è una malattia cronica che è prevenibile e curabile. Ci soffermeremo sul fumo di sigaretta tra i giovani, che è un altro aspetto, diciamo, che ha delle criticità, e più in generale sul enorme incremento di malattie cardiovascolari che c'è stato anche in conseguenza del Covid. È quindi prioritario ripartire con screening e programmi di prevenzione dopo l'interruzione provocata dalla pandemia, anche alla luce delle lezioni che proprio dalla pandemia abbiamo appreso, tra cui l'importanza della sanità territoriale e della telemedicina a sostegno delle nostre esigenze di salute, tra cui anche la salute del cuore e che ci sta a cuore. Questo acronimo è legato alla telemedicina utilizzata anche come prevenzione. L'acronimo è CAR, che non significa macchina in inglese, ma sintetizza tre concetti: costo, aderenza e risultati. Costi vengono ridotti sicuramente dalla telemedicina e vengono ridotti sia i costi per il paziente, evitando viaggi inutili, tempi inutili, e sia per quanto riguarda gli ospedali o gli ambulatori, perché ovviamente le cose funzionano in maniera molto più rapida, quindi una riduzione dei costi del sistema sanitario nazionale, della sanità che tende sempre invece a incrementare i costi visto le patologie. Aderenza, certamente se io sono facilitato a collegarmi con il medico, a seguire le terapie, a fare degli esami, ho anche un buon effetto sui risultati, sulla mia aderenza alla terapia, e quindi alla lunga ho dei buoni risultati in termini di prevenzione cardiovascolare. La prevenzione è anche un alleato formidabile, il medico di medicina generale primo presidio nella salvaguardia della nostra salute. Noi siamo i primi medici che fanno le diagnosi e che individuano i pazienti. I pazienti vengono da noi, ci portano i loro accertamenti, ci portano i loro problemi. Noi conosciamo il loro stile di vita, li possiamo
visitare, pesare e misurare. Certo, il lockdown ha dato uno stop a tutto questo e sicuramente dovremo riprendere con ancora maggiore efficacia queste attività. Però è chiaro che siamo il primo punto d'incontro. Essendo il primo punto d'incontro, siamo il punto dove si fa veramente la prevenzione cardiovascolare. Poi è chiaro che il trattamento dei fattori di rischio e delle patologie ad essa connesse sono giocate in collaborazione con gli specialisti, con gli ospedali, con gli ambulatori di secondo livello. Però il primo livello è tutto quanto a carico della medicina generale e penso che tutti i medici di medicina generale questo compito lo stiano svolgendo nel miglior modo possibile. Stiamo ricominciando a fare prevenzione sul serio. Involontaria Off, l'esame, è un film per la TV che racconta ai giovani il mondo del volontariato in Italia. Alla sceneggiatura hanno partecipato 40 associazioni di pazienti che ogni giorno testimoniano l'importanza del volontariato. Con il supporto non condizionato di Fondazione MSD, questo film per la televisione, che ha debuttato su MTV, su Now TV e su VH1, sarà in visione dal 16 maggio su Prime Video. Il film si chiama Involontaria l'esame perché appunto le protagoniste si trovano davanti a, diciamo, un test molto importante. Sara è davanti al test d'ammissione alla facoltà di medicina e invece Arianna davanti al test per capire se invece ha contratto una malattia che è molto rischiosa, cioè dove c'è la possibilità appunto anche di morire, nonostante l'età giovanissima e che è ancora una patologia difficile da curare. E sostanzialmente noi abbiamo voluto raccontare la malattia attraverso la metafora del viaggio. Ci sono tantissimi riferimenti nel film, anche visivi, oltre che proprio di racconto su questo aspetto. E noi raccontiamo che l'ospedale è la valigia che ti aiuta in questo viaggio. I medici sono, diciamo, i vestiti, le cure, il passaporto, però anche i volontari sono importanti, sono le rotelle che aiutano a spingere questa valigia. Proprio viene raccontato questo da un medico che spinge la figlia a fare il volontario, la protagonista. Ed effettivamente il volontariato è un mondo che io conosco molto bene, mi piace avere l'opportunità attraverso un film che un pubblico molto vasto di Prime Video, di MTV, possa esplorare questo mondo, perché non sempre è conosciuto. Vediamo sempre con quest'ottica che i volontari sono delle persone che fanno del bene per gli altri, ed è vero, ma a volte donano anche il loro talento. Quindi nel film c'è questo piccolo switch dove uno si accorge che in realtà tu non solo dai molto, ma ricevi anche davvero tanto. E il titolo è Involontaria perché in qualche modo, senza accorgertene, avviene che diventi un volontario. Cioè non c'è un momento preciso, sì, sicuramente nella realtà ci sono corsi di formazione, ci sono tanti modi per diventare volontari e sei certificato come volontario. Però alla fine il diventare in senso proprio stretto un volontario o una volontaria avviene quasi casualmente e con un percorso dove anche tu resti sorpreso. Fondazione MSD esiste da quasi 20 anni, da sempre ha attivato forme di partnership con le associazioni di pazienti. All'inizio si trattava di una formazione per così dire top down, per dare la possibilità delle associazioni di pazienti di essere strutturate, forti, competenti nel comunicare con i media, con le istituzioni, con i social network, e questa è una fase che si chiama di patient empowerment. Poi nel corso degli anni invece le associazioni sono diventate sempre più forti, organizzate, competenti, autonome e quindi sono diventate vere e proprie protagoniste dei progetti della Fondazione MSD. È il caso di Involontaria Off, che è l'iniziativa, il progetto che presentiamo oggi e che vede insieme due mondi straordinari, che sono quelli del volontariato, quindi con lo slancio, l'impegno civico coniugato con la competenza, l'impegno e la professionalità, e il mondo del cinema. È un connubio che ha avuto un outcome straordinario, che è il prodotto che presentiamo oggi, e invitiamo veramente tutte le persone a seguirlo, soprattutto i più giovani, perché questa iniziativa vuole sensibilizzare i giovani con una vera e propria call to action perché si affianchino e si uniscano al mondo del volontariato. Sei sicura che c'è tutto? Manca qualcosa? Manchi tu, Sara. Questa è un'associazione di volontariato. Chiama. Ma perché non vieni?
test di medicina. Buongiorno, sono Sara. La chiamo dall'associazione. La malattia è come un viaggio. Può essere un weekend, può essere un'avventura in un paese esotico, oppure può anche essere un viaggio senza meta. Tua madre è una paziente, vero? Era una paziente. Arianna Chitti. Questa me la segui tu. La mutazione BRCA è ereditaria. Prima vedi tua madre morire e poi tocca a te. Io questa ragazza non la posso accompagnare, perché è la mia peggior nemica. Più aumentano le cose di cui hai bisogno, più questa valigia diventa grande. Quando sarai medico ti accorgerai di quanto sono importanti i volontari. Sono loro che ti permettono di portare in giro questa valigia così pesante ovunque, con meno fatica e anche più velocemente. Con l'obiettivo di sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti in Italia sull'importanza di prevenire gli attacchi d'asma e la possibilità di ridurne l'impatto sulla vita quotidiana con l'adozione di corrette strategie di comportamento anche alla luce delle nuove risultanze scientifiche, torna Asma Zero Week, l'evento nazionale che dal 23 al 27 maggio mette a disposizione consulenze specialistiche gratuite in 45 centri specializzati in tutta Italia. Prenotabili già da ora al numero verde 800 62 8989. Anche quest'anno la campagna è promossa da Federasma e LRGODV, Federazione Italiana Pazienti. Sesta edizione di Asma Zero Week. Perché è importante partecipare? Per avere innanzitutto un'opportunità, l'opportunità di poter fare delle spirometrie gratuitamente nei centri dedicati. L'opportunità di capire a che punto è la tua asma, come, che tipo di rapporto hai con il broncodilatatore facendo il test sul sito di Asma Zero. Un'opportunità per conoscere meglio se stessi. Come te, anche io sono asmatica. Io l'ho fatto e non credevo in determinate risposte. Ho avuto delle conferme e ho subito prenotato il mio teleconsulto. Partecipa anche tu, non mancare. La campagna Asma Zero Week ha il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, SIAIC, e della Società Italiana di Pneumologia, SIP-IRS. La problematica dell'asma grave viene inquadrata ultimamente con un grosso problema, che è l'abuso di uso di steroide orale. Laddove abbiamo definito ripetutamente che lo steroide inalatorio è fondamentale per il contenimento dell'infiammazione nell'asma, per quanto riguarda lo steroide orale, purtroppo le evidenze attuali sono di un abuso indiscriminato e inutile, e che purtroppo porta ad esempio a un aumento di mortalità nei nostri pazienti. Oggi abbiamo a disposizione terapie innovative, i biologici. Una delle caratteristiche fondamentali di questo è proprio la capacità di rendere il paziente scevro dall'utilizzo di questo steroide, e allora in questo senso bisogna favorire il più possibile l'utilizzo dei biologici. Chiaramente esistono delle regolamentazioni per l'AIFA che ne limita l'uso nell'asma grave, ma sicuramente sempre più questo significa farne un referral al centro dell'asma per quanto riguarda il paziente. E sicuramente oggi lo steroide orale è disegnato come ultima spiaggia della terapia e solo in caso di attacco di asma. Oggi siamo qui a introdurre quello che è la nuova indicazione ormai da un paio d'anni dei documenti di raccomandazione delle linee guida per l'asma, che trovano nella infiammazione l'obiettivo prevalente, accompagnato naturalmente da quelle che sono le esigenze del paziente, ovvero sollevarlo dai sintomi. Per cui l'associazione che vede il corticosteroide inalatorio che tratta l'infiammazione e il beta 2 agonista a lunga durata d'azione in un'unica combinazione, il cardine del trattamento non soltanto
di mantenimento, come da lungo tempo utilizzato, ma anche al bisogno, andando a sostituire quello che era il farmaco utilizzato al bisogno, ovvero il beta 2 agonista a breve durata d'azione, che tra l'altro veniva utilizzato nei pazienti con una sintomatologia lieve al bisogno anche in assenza del farmaco che va a colpire l'infiammazione. Ed effettivamente studi in Europa, ma anche osservazioni condotte in Italia, hanno evidenziato che l'uso, o meglio l'abuso del beta 2 agonista al bisogno, è foriero di complicazioni e non ultime l'aumentato rischio di riacutizzazione, cioè gli eventi acuti che si verificano nella vita di un paziente asmatico, e non ultimo quando c'è un reale abuso, si parla oltre di 10 confezioni l'anno per paziente, associato anche a mortalità. Per cui bisogna fare molta attenzione, studi clinici randomizzati, controllati, ma anche evidenze provenienti dalla vita reale, quelli che vengono definiti real world study, hanno evidenziato proprio che il trattamento del corticosteroide inalatorio in associazione col beta 2 agonista a lunga durata d'azione al mantenimento e al bisogno rappresentano la migliore strategia terapeutica da offrire a un paziente affetto da asma.